Sto salendo in aereo, al posto del Green Pass ho usato il QR del menù di un ristorante giapponese. Facciamo una prova di scansione. Ecco qui il menù. Involtino primavera 2,50 €. Chiaramente ho il Green Pass ufficiale, ma non ho voluto utilizzarlo. Ma facciamo un passo indietro. Dopo diverse segnalazioni della mancata scansione del Green Pass in aeroporto, ecco cosa abbiamo provato a fare. Siamo andati in un ristorante, ho copiato il codice QR del menu e una volta stampato ho provato a prendere un volo. Mi è stato chiesto ben due volte, ma in nessun caso è stato mai scansionato. Sia a me che agli altri passeggeri viene scansionato il biglietto, mentre al Green Pass viene data soltanto un'occhiata. Si potrebbe caricare il Green Pass durante la prenotazione o il check-in online, ma non è una procedura obbligatoria e basta cliccare aggiungi la documentazione COVID in un secondo momento. Abbiamo chiesto un confronto con la direzione dell'aeroporto e con la società che gestisce la sicurezza e i controlli e in entrambi i casi non abbiamo ricevuto risposta. Non è soltanto un problema dell'aeroporto di Palermo, ma attualmente si può viaggiare con qualsiasi codice QR.